difficile sfilare all'ombra del Partenone senza cadere in un racconto della Grecia più stereotipata. Non facile tornare e lasciare il segno sull'acropoli dove Christian Dior nel 1951, con questo scatto di Jean-Pierre Pedrazzini, fissò un'immagine memorabile. Eppure Maria Grazia Chiuri, alla guida della Maison da 5 anni, c'è riuscita. Ha scelto di portare la collezione Cruise ad Atene, nello stadio Panathinaico, con un lavoro complesso dove ci sono richiami a muse e dee al potere del femminile, ma con il desiderio di raccontarlo forzando i codici. La sfida era importante, ma credo che di esserci abbastanza riuscita. Il lavoro, partendo dalle cariatidi capaci di reggere un tempio, vuole raccontare la forza femminile, mettere insieme i frammenti del passato di questa terra, ricomponendoli, collaborando con artigiani e artisti del territorio, come è diventata tradizione per le collezioni Cruise della Maison Dior. E allora il peplo, la tunica più libera ed essenziale, si indossa con un corsetto tecnico, niente sandali e lacci, ma sneaker riviste. Tutto racconta forza e libertà di movimento, nello stadio ateniese dove atletismo e potere del corpo sono grandi protagonisti. Non volevo neanche tradurre l'elemento del peplo in un modo troppo vicino a quello che è il costume, ma in realtà volevo veramente dargli un'eccezione di prêt-à-porter. La veste del cigno, ispirata ad un abito di Marlene Dietrich nei panni di Leda per un ballo in costume, chiude, insieme ai fuochi d'artificio sopra il cielo di Atene, un segno forte di ripartenza della Maison, che anche in questo periodo difficile non ha mai smesso di progettare. Credo che la moda tornerà a fare questi tipi di eventi, noi siamo felici di essere i primi che lo rifanno qui ad Atene in questo stadio straordinario. Tutto tornerà come prima e forse ancora più intensamente, con ancora più voglia, con ancora più forza.